Ciao a tutti e bentornati. Allora, rieccoci qua. Vediamo. Allora, nel frattempo ci sono spawnati i quattro cavalieri dell'Apocalisse, ma il nostro Golem, seppur a caro prezzo, si è già occupato degli scheletri e quindi sono rimasti solo i cavalli. Lasciamoli lì, tanto non fanno niente. Qui intanto c'è già ricresciuto le nostre canne da zucchero. E quindi oggi voglio stare proprio nel chill, voglio stare tranquillo. Non voglio fare niente di speciale, di particolare, ma più magari un check. Vedete, qui ho fatto questo, così quando raccolgo tutti i semi di grano che avanzano li metto nel composter che mi dà il bon meal, che se no c'è una montagna di semi avanzati che non ci facevo mai niente. E lo stesso ho iniziato a fare anche con tutti i papaveri che mi danno qui nella farma, che vedete va alla grande, ci abbiamo un sacco di ferro e quindi va bene così. Ora però volevo fare. Ah, sai che possiamo fare? Visto che ci abbiamo un sacco di gatti, possiamo qui, uno, due, tre, altri due li ho messi lì a proteggermi le farm dai creeper. Possiamo andare a cercare un paio di cani. Tanto adesso l'ossa ce l'abbiamo. Magari riusciamo a trovare un paio di cagnoletti. L'unica cosa, mi voglio portare un letto da viaggio, perché mi sono stufato che ogni volta la notte mi sorprendo. Neanche me lo voglio craftare, lo rubo qua, tanto voi non ci fate niente, non dovete figliare, non dovete fare niente. E quindi stiamo così. Questo che è? Merluzzo cotto me lo mangio. Cibo ce l'ho, non tantissimo, ma ce l'ho. Tanto non devo andare lontanissimo. Poso questo e magari faccio pure sto livellino che mi manca per incantare, sperando che non si muore. La spada. Ma guarda, la spada neanche me la crafto. Me la prendo una un po' scadente dal villager, tanto ormai penso che non avremo problemi a fare smeraldi. Dove sta? Dove sta? E sei tu. Eccola, saccheggio indistruttibile a 2. Non è niente di che, ma sempre meglio della mia. E basta. Questo è già arrivato al massimo, quindi meglio di così non diventerà. Lo sfrutteremo per trasformare il ferro in smeraldi. Qui, se farò un po' di legno, gli farò le barche a questa morina, però già maestra, solo per avere gli smeraldi. Dai, niente di che. Va bene, io penso che siamo pronti. Proviamo ad andare in quella direzione. Oh, lì c'è del carbone. Io ormai malato di carbone. Perché da quella parte non ci vado spesso. Forse sono solo una volta perché stavo seguendo un Enderman per prendermi l'Enderpearl. Salgo da qua che faccio prima. E mi sembra di aver intravisto due cani. In alternativa, se non li trovo, posso tornare verso la mia vecchia base, così vado a recuperare quello che c'era, anche se veramente c'era un diamante, veramente po poca cosa, ormai abbiamo rifatto tutto da capo qua. La posso lasciare come base temporanea o andare a riprendere tutto indifferente. Questa è la tettoia che mi ero fatto
per combattere l'Enderman in modo sicuro. E giù qui c'è una vallata tutta nuova. Quasi quasi ammazzo tutto quello che incontro, anche polli, perché tanto devo fare exp. Cercherò di evitare i mob, quindi perché non fare l'exp agli animali che tirano pure cibo. Non che mi manchi, però. Qui c'è sta bioma pianura, lì ci stanno un sacco di betulle. Qua è pieno di polli. Scendiamo così perché con la scusa faccio legno, tanto mi serve tutto, quindi delle risorse basilari, quelle più semplici, offrivo tutto perché non c'ho voglia di farle, allora rimangono lì. Facciamo un giretto di qua, vediamo se qui stanno le pecore. Vediamo se troviamo un bioma diverso, magari che ci manca, una palude, così facciamo qualche slime. Sempre attenti ai crepacci. Mucche. Pecore. Oh, eccolo. Quelli che ho visto l'altra volta. Vediamo se mi riesco a domesticare un paio di lupetti. Che fai? Scappano, ma pure i lupi scappano da quando? Bro, vuoi l'osso? Ok, mi sta a venire il dubbio che si addomesticasse con la carne cruda invece che con l'osso. Adesso, se ne trovo un altro. Eccolo. Questo è il mio e quello. Perfetto, due subito, guarda. Anche tu, broschi. Perfetto, due lupetti. Poi. Senti, il pollo crudo va bene o siete schizzinosi come carne cruda? Ditemi un po'. Ti va bene? Se no ti ammazzo la mucca, basta che lo dici, però. Oh. Vai, tre cucciolotti. Per festeggiare, invece di ammazzare il maiale, ammazziamo la vacca. Quindi l'obiettivo della missione l'abbiamo già fatto. Siamo stati proprio bravi. Ah, adesso c'è pure questi che mi aiutano. Forza ragazzi, io do un hit. E voi finite? Funziona così? Mamma mia, quant'è che non usi i cani, non mi ricordo neanche più. Vabbè, comodo, comodo. Attenti a non cadere. Vabbè, veramente adesso con questi mi faccio il livello e posso tornare a casa. Dobbiamo tagliare la caccia. Non mi piace tagliarle perché sono tutte storte in modo da arrampicarmi. Però qualcuna la dobbiamo tagliare perché voglio l'arboscello. Allora, tagliamone un'altra vicino. Questo lo togliamo. Sempre quercia. Questa è tutta dritta. Così intanto che tagliamo. Allora. Ora raccogliamo qui questi due. Teoria ne basta uno, però a volte uno è sfortunato, ma è successo sullo Skyblock che compro l'arboscello da caccia, lo pianto e nessuna foglia mi droppa l'altro arboscello, ho dovuto ricomprare. Lì c'è la spiaggia, quello è il mare grande, non quello che ho incontrato finora. Cacchio! Mamma mia! Tanto mi devo mettere il secchio d'acqua qua in barra perché se risuccede. Ho rischiato, eh! Allora, mettiamo il secchio in barra che se succede mi salvo per rotto della cuffia. Dai, salgo così. Proprio bug abuser. Comunque, maltratto qui perché c'era questo. Che cos'è? Pesciolini.
neanche io conosco. Mi potrei raccogliere col secchio. Però vedi, questo è un posto che se uno ci spawnava ci si faceva la base. Guarda che bello. Lukewarm Ocean. Ah, prendiamo un po' d'alghe. Allora, questa è erba. Ecco, le alghe sono queste. Un po' d'alghe abbiamo preso che possono sempre tornare utili. Questa che è? Terra. Cagnoletti, giustamente. Eh sì, quando si va per mare non è il top portarsi i cani. Ah, mi prendo un po' di sabbia, ma tanto serve sempre, ce n'ho poca lì vicino casa. Ho un altro portale abbandonato, vedi? Io metto il crepaccio per farmi cadere mentre vado. Però una volta sì, due no. Lo smonto proprio. Giusto un paio di blocchi, tanto non è che ci abbiamo bisogno, perché comunque l'ho già fatto sia il portale che, come si chiama, il tavolo degli incantesimi, però stacco zero ossidiana, non mi va, potevo andare lì a prendere la lava. Tanto col piccone efficienza 5 non ci vuole neanche così tanto. Cosa ci riserverà il tesoro? Prima ci guardiamo intorno per l'assenza di creeper. Ah, niente di che. Eccoci qua. Ecco l'igloo scoiattato, quindi questa è casetta nostra. Siamo tornati. Chiuderò uso come al solito l'acqua per fare prima. Scende più velocemente. Poso questo bottino della nostra gita e poi vediamo che cosa fare. Quindi questo vediamo, o mi metto lama sferzante 3 sul libro per incantare la spada per farlo, oppure l'arco fiamma, non è tanto per fiamma, è la speranza che riesca magari infinità o altro, se no danno giro con le frecce, boh, forse è meglio lama sferzante. Che non so se lo ritrovo. Vabbè che c'è village, quindi gli enchant li vedo tutti. Fiamma oppure lama sferzante da mettere sulla spada. Dai, facciamoci un arco buono per una volta. Magari potenza 4 e fiamma. Va bene, l'arco fa male. Da fuoco, quindi per curiosità, se facessi un altro arco io avrebbe potenza, non ci farei niente. Se facessi un libro no, non lo farei. A posto, tutto nuovo e si va così, perché volevo andare a vedere in miniera. Perché lo spawner di ragni che abbiamo là lo potremmo far diventare una farm, visto che. Ah, ma mi sto portando tutti i cani. Questi mi attaccano a destra e a sinistra, mi muoiono quei creeper. No, tutti non me li porto. Torno un attimo indietro. Guardate, allora, due di voi li lascio qua. Due
perché poi vi prendo a ritorno. Uno me lo posso portare. Da questa parte c'era lo spawner, quello che avevamo trovato, no? Di qua sta di là, perché stava a sinistra rispetto a quell'altro ingresso. Ho frato tutto perché ho fatto esplodere i creeper. Qua c'è quello spawner, che non sarebbe neanche male per fare la farm, perché è già tutto abbastanza scavato intorno a... Non mi devo neanche mettere a scavare il blocco 9x9, mi devo solo mettere a costruire il quadratone e poi magari lo illumino all'esterno. Quindi forse questo già è buono, perché qui guardate che cosa ho trovato. Scavando in cerca di diamanti e compagnia. Guardate lì che c'è. Un altro spawner. E qua. Sì, qua è sempre quello mio, mi sa che l'ho preso quando l'ho preso alle spalle per aggirare i mob. O no? Aspetta, quanti sono? Un altro spawner. Ma sempre cave, cacchio. Qua. Cane parte. No, canetto, torna. Questo mi mancava, ma non tanto per lo spawner, perché non c'ho per illuminare. Ma quanti spawner so? Quindi quello è lo spawner classico. Cioè, il classico, quello che... il primo che abbiamo trovato. Io adesso sto un po' più in alto rispetto a lui. Eccolo qua. E poi dal lato opposto, quindi qua ci abbiamo quell'altro, sempre The Cave, e poi di qua c'è quest'altro ancora, sempre The Cave, e io questo lo distruggo. Perché non mi serve a niente avere tutti questi spawn di Cave Spider. E questo è quello che vedevo da quel piazzalone. Ok. Qua l'unica cosa buona che c'è, anche se voi non ci crederete, è il carbone. Va bene, adesso torno in superficie, recupero i cani e decido il da farsi. Ecco qua, recuperiamo i canetti e si torna a casa. Ecco risalita dei salmoni. Poi, già che ci stiamo, facciamo una bella cosa. Cuccioli 1, 2 e 3. Poi carne cruda, mi sa che non ce n'ho. Però penso che non sia un problema. Due che si vogliono accoppiare ci stanno, questo no e questo sì. A posto. Abbiamo trovato i due canetti che ci avevano voglia. Me li metto qui. Qua. Qui c'è il cucciolo, tu vieni qui. Ecco fa sto cucciolo. Ah, facciamo una bella cosa, guarda. Con quello che ci abbiamo proprio al volo. Colorante giallo. A uno gli facciamo il collare giallo. A uno gli facciamo il collare blu.
E poi forse con questo si faceva il nero, colorante nero, colorante blu. Visto che ancora non c'ho le etichette per dargli i nomi. Ecco fatto. Ai gatti non gli ho ancora cambiato il collare, speriamo non si offendono. Va bene, basta così. Per oggi è tutto. Per essere una gita chill abbiamo fatto un bel giretto e qualcosetta l'abbiamo trovata. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!